Siamo un gruppo di ragazzi che abbiamo messo su questa iniziativa, questo think tank, riflettendo, incontrandoci insieme dagli anni in cui studiavamo a Pisa. L'abbiamo poi esteso a studenti, compagni, amici che si sono formati in tante realtà in Italia e nel resto d'Europa. Non volevamo disperdere un capitale, un insieme di energie, di conoscenze. E l'idea era quella di realizzare qui in Treccani, nel piccolo, uno spazio di democrazia deliberativa, uno spazio in cui discutere, riflettere, uscire dalle mura del mondo accademico, interagire con il mondo istituzionale, il mondo produttivo del paese, non solo appunto con i nostri coetanei, per sviluppare delle riflessioni, delle proposte sul futuro dell'Italia, sul futuro dell'Europa. Oggi abbiamo deciso di affrontare questo tema perché appunto è uno dei filoni che andremo a sviluppare nel corso dei progetti di politiche pubbliche qui in Treccani l'anno prossimo, accanto a progetti di politica estera e sul mondo delle politiche giovanili. Quello della classe dirigente, la sua connessione col mondo della formazione, dell'educazione, dell'università, un tema che ci sta molto a cuore. Torna prepotentemente ogni giorno sui quotidiani. Ancora oggi Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera parlava della scarsa lungimiranza delle classi dirigenti italiane. È un tema complesso che non si esaurisce solo alla classe politica di un paese, non è qualcosa che può nascere attraverso provvedimenti legislativi o attraverso semplici riforme istituzionali, è qualcosa di molto più complesso che si intreccia con la cultura, con la storia, con gli apparati produttivi ed industriali di un paese e che riguarda l'insieme della società. Oggi con noi abbiamo il professor Cassese che terrà una lezione, gli sono molto grato. Nel suo ultimo testo, La svolta, tocca in varie occasioni il tema della classe dirigente, lo collega a quelle che sono esperienze formative dell'estero, che in Italia non hanno molto attecchito nel corso della vita repubblicana di questo paese. E per discuterne poi col professor Cassese abbiamo Luisa Todini, presidente di Todini Finanziaria, Ernesto Somma da Invitalia, Edoardo Reviglio dalla Cassa Depositi e Prestiti. Sono grato a loro per essere qui, li ringrazio, insieme al professor Cassese, a nome di tutti i ragazzi di questo think tank, e ringrazio soprattutto voi per essere accorsi così numerosi. E adesso, senza ulteriori indugi, lascio la parola al professor Cassese. Grazie. Tu c'hai una claque qui, eh? Come formare le classi dirigenti? Cercherò di proporvi qualche riflessione articolata in 6 punti. Primo vorrei tentare di qualificare, in qualche modo ridefinire questo tema, cercando di spiegare il punto di vista dal quale io vedo il tema. E secondo vorrei tentare di spiegare come ha origine la nozione di classe dirigente. Non mi metta una bottiglia tra me e gli ascoltatori, vediamo. Ciao. E nel terzo punto vorrei cercare di spiegarvi che questa nozione, una volta nata, in realtà ha avuto una trasformazione e si è sviluppata come meritocrazia e ha trovato attuazione in alcuni paesi, in particolare in Francia e nel Regno Unito, e cercherò di spiegare quando e come e sotto l'influenza di quali idee ha avuto questa applicazione. E poi cercherò di spiegare come questa nozione è stata oggetto di critica, invece, e come questa critica si collega a un pezzo della storia della democrazia, e cioè dell'allargamento del suffragio. Nel penultimo punto cercherò di calare tutto questo, diciamo, nel contesto della storia italiana e infine cercherò di rispondere alla domanda classica: che fare? Punto interrogativo. Allora, il primo punto è molto semplice. Come formare le classi dirigenti? Questo è un problema che riguarda la possibilità di costituire un'aristocrazia non aristocratica, cioè come
com'è possibile realizzare una correzione, meglio sarebbe dire un'integrazione epistocratica della democrazia? E qui devo fare due chiarimenti terminologici. Il primo, riguardante l'uso della parola epistocratico, che viene ovviamente da episteme, è un uso introdotto oramai negli Stati Uniti, sbagliato fondamentalmente, perché prende solo la prima parte di episteme, e comunque si identifica con questo bisogno sempre più forte in un'epoca di populismo di integrare questa esigenza populistica con un'esigenza invece che riguarda la competenza e la conoscenza. E il secondo chiarimento riguarda proprio la nozione di democrazia, perché, come è abbastanza chiaro, noi diciamo sempre che paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Italia sono democrazie, ma ci sbagliamo, perché in realtà, secondo le classificazioni aristoteliche, sono degli ordinamenti oligarchici corretti da periodiche elezioni. A dimostrazione di questo va detto che chi legga le prime parti, quelle nate nella prima parte del dibattito del federalista americano, sa che loro non pensavano che si dovesse adoperare la parola democrazia, ma si dovesse adoperare la parola repubblica. Il problema è che l'affermazione che nei nostri ordinamenti si sono consolidate delle istituzioni democratiche oggi ha creato delle aspettative che non sono soddisfatte, in quanto ci sono delle persone che pensano davvero che vi sia una crateia, una forza, un potere del demos, cioè del popolo, cosa che non è vera, perché nessun ordinamento moderno, secondo un noto studioso italiano che ha lavorato su questi temi e che è un antichista, neppure nell'agorà di Atene si è mai realizzata veramente la democrazia. Ora, ho cercato di mettere nel contesto la domanda che mi è stata posta, come formare le classi dirigenti, quindi per cercare di spiegare che la domanda, la richiesta, il tema che sta dietro questa formulazione è un tema importante, che ha a che fare con i contesti istituzionali in cui noi operiamo, detti democratici, ma che non lo sono, e che ha a che fare con un problema che è quello più rifiutato, cioè quello della competenza. Come possa essere introdotti dei fattori che attengono alla competenza e che servano a qualificare o a integrare quello che viene comunemente chiamata democrazia. Voi avete capito che era importante fare questa premessa di ordine concettuale e terminologico, perché visto da questo punto di vista il tema della classe dirigente si formula in maniera diversa da come viene normalmente formulato. Come ha origine la stessa espressione classe dirigente? Tutti sanno che è stato Gaetano Mosca a parlare per la prima volta di classe politica, riferendosi al fatto, vi cito dal modo in cui Norberto Bobbio, ripubblicando i saggi più importanti sulla classe politica di Gaetano Mosca, ha riformulato la tesi di Mosca: qualsiasi governo è retto da una minoranza organizzata. Questa minoranza organizzata è la classe politica. E questa è una semplificazione bobbiana della teoria della classe politica, che è una teoria moderna, perché Gaetano Mosca la formula nel lavoro del 1884 sulla teorica dei governi e sul governo rappresentativo, e questo è il suo titolo, e poi la riformula nella produzione torinese del 1902, che è intitolata, e qui è caratteristico, e vi spiega anche perché ho parlato di un'aristocrazia non aristocratica, il principio aristocratico, il principio democratico nel passato e nell'avvenire, era questo il titolo della
prolusione di Mosca. Ora è interessante vedere, perché è importante vedere anche la semplificazione che ha fatto Bobbio, come veniva formulata nella teorica del 1884, in quel libro sulla teorica dei governi di Gaetano Mosca, la teoria della classe dirigente. Vi leggo il brano più importante. In tutte le società regolarmente costituite, nelle quali vi ha ciò che si dice un governo, noi, oltre al vedere che l'autorità di questo si esercita in nome dell'universo popolo, oppure di un'aristocrazia dominante o di un unico sovrano, noi troviamo costantissimo un altro fatto, che i governanti, ossia quelli che hanno nelle mani ed esercitano i pubblici poteri, sono sempre una minoranza, e che al di sotto di questi vi è una classe numerosa di persone le quali non partecipano mai realmente in alcun modo al governo, non fanno che subirlo. Essi si chiamano i governati. Di qui i governanti e i governati è la chiara distinzione che fa Gaetano Mosca. Questo è il modo cui nasce la teoria della classe dirigente. Voi avete capito che questa formulazione originaria in qualche modo non mette in connessione l'universo, mondo del popolo con la classe dirigente. La classe dirigente potrebbe essere anche un, come dire, establishment che resta lì. Insomma, no, la parola establishment lo rende molto bene, la parola inglese, no? C'è un momento invece nel quale la classe dirigente viene, come dire, declinata in termini diversi. E questo momento è interessante perché è il momento il momento e il luogo sono importanti ambedue, viene declinata insieme con, come dire, le prime istanze protodemocratiche, potremmo dire, ispirate al principio dell'eguaglianza. E questo mi costringe a fare un piccolo detour per cercare di capire quando e come l'idea della classe dirigente va a confluire con un'idea di eguaglianza o quelle idealità protodemocratiche di cui ho parlato prima, per arrivare a quel risultato che riassumerò in una parola, e poi capirete subito da dove l'ho tratta: la carriera aperta ai talenti, cioè all'idea che vi sia un luogo, una carriera, una classe dirigente, ma che questa classe dirigente in qualche modo possa essere come un grande fiume sul quale si accedono tutti gli affluenti. Questa è un'idea che viene sviluppata sostanzialmente in Francia e dagli illuministi, e c'è una bella ricerca molto rapida, molto breve, di uno studioso italiano della storia e della cultura cinesi, Giuliano Bertuccioli, il quale ha dimostrato che questa è un'idea che sostanzialmente nasce negli illuministi a causa dell'influenza cinese. Cioè, la tesi di Bertuccioli, che ha insegnato nell'Università di Roma, è morto 2 o 3 decenni fa, è la seguente, e cioè che i missionari che andavano in Cina tra il 600 e il 700 riferivano alla cultura francese il fatto che l'impero era gestito da delle persone importanti che avevano degli alti incarichi e che lavoravano per gli imperatori, che vennero chiamati, che si chiamavano Guan Liao in cinese mandarino, ma che venivano chiamati, per una trasposizione di un termine portoghese, mandarini, va bene? Di qui l'origine appunto della parola mandarino. Ne fa un cenno anche Gramsci nei Quaderni del carcere e dice
approssimativamente corrispondono ai nostri prefetti. È interessante che Gramsci compare ai nostri prefetti e ai mandarini. I nostri prefetti ora dovrebbero essere contenti di avere questa, come dire, essere riconosciuti in questa somiglianza con i mandarini. Questo era un gruppo ristretto di persone particolari che avevano alcune caratteristiche, che erano dei funzionari letterari sostanzialmente, dei letterati, ed erano delle persone che provenivano per lo più dalla nobiltà, di cui si circondava l'imperatore, e che avevano, però erano selezionati, e questa è la cosa più importante, ed erano selezionati da prove difficilissime, che potevano durare anche parecchi anni e che venivano svolte tenendo queste persone in luoghi chiusi, in modo tale che non copiassero, diremmo noi in Italia, e che non, in qualche modo non potessero valersi di competenze esterne. C'è uno studioso di origine ungherese, Étienne Balasch, ma che ha lavorato molto in Francia, che ha scritto un noto libro tradotto anche in italiano una cinquantina d'anni fa, sulla burocrazia celeste, in cui dice che capire questo meccanismo è la chiave della storia della Cina, va bene? E li chiama managers ante litteram, e parla di un corpo perenne. Queste erano delle persone che naturalmente venivano scelte non solo secondo criteri appunto molto selettivi, e di cui, come dire, che costituivano la classe dirigente della Cina. L'imperatore poteva governare la Cina grazie ai mandarini, ma erano anche funzionari generalisti, e questa è una seconda caratteristica importante. Quindi selezione e anche, come dire, touche à tout, come dicono i francesi, insomma, no, all rounder, come dicono gli inglesi, cioè persone che non hanno una competenza specialistica, ma hanno una competenza generale e sono capaci di dominare un sistema, quindi classe dirigente di un sistema complesso. Ora, gli illuministi furono molto colpiti da questo e scrissero molto su questo fenomeno di un impero che allora era oggetto di grande attenzione ed era poco conosciuto, di un impero che veniva gestito da un imperatore, un impero molto vasto, gestito da un imperatore che aveva questa classe di funzionari che gli assicuravano di tenere in piedi questo impero. E da qui nacque appunto l'idea del merito, perché la selezione si fa sulla base del merito. Naturalmente il merito per i mandarini era saper scrivere una novella, no? Erano letterati, la calligrafia, l'importanza nella storia cinese della calligrafia, quindi filosofia, no? E poi l'avere, essere aperti, avere la possibilità di accesso a questo corpo, quindi non un'aristocrazia chiusa, non una casta. Io incomincio a introdurre in questo mio discorso dei termini che vengono usati oggi, perché cerco di far capire adesso come si formano storicamente questi concetti e come vengono tramutati poi nella polemica quotidiana attuale, e si formano alcuni principi costituzionali. Nelle costituzioni rivoluzionarie francesi si comincia a trovare questa espressione, la carriera aperta ai talenti, va bene, quindi aperta, e poi i talenti che debbono essere scelti in qualche modo. E così si forma il concetto del merito, si forma il concetto dell'eguaglianza di accesso, che sono i due cardini fondamentali. Naturalmente dietro a quello del merito c'è quello della selezione, perché è sulla base del merito che si scelgono le persone. E in Francia si consolida un meccanismo che risaliva già a Luigi XIV, che viene chiamato
Grandes écoles, grands corps, no? Grandi scuole, grandi corpi. Questo è un meccanismo che si sviluppa nel Settecento, si protrae nel secolo successivo e che trova la sua conclusione provvisoria, dirò tra un minuto perché dico provvisoria, in un decreto firmato da Michel Debré e da De Gaulle nel 1946, che è la costituzione dell'École nationale d'administration. L'ENA, probabilmente non è l'atto ultimo, perché come voi sapete Macron, che proviene dall'ENA e che è il tipico esempio di enarca, cioè di quello che viene formato nel settore pubblico e poi fa il pantouflage, se pantouflé vuol dire mettersi le pantofole, e quindi passa nel settore privato, lui ha dichiarato, poi vedremo se lo farà, ha dichiarato di voler sopprimere l'ENA, quindi di imprimere una svolta a questa decisione che fu presa da Debré e da De Gaulle nel 1946 e che è stato un momento fondamentale della storia francese perché ha influenzato, insomma, se voi prendete l'elenco dei presidenti della Repubblica francesi, praticamente voi vedete che c'è una serie, credo che ce ne sia solo uno o due che non sono stati allievi dell'ENA. Quindi è la formazione della classe dirigente francese. Una cosa analoga, in modi diversi, accade in Inghilterra. Noi tutti sappiamo che la storia ottocentesca del mondo è dominata dall'Europa, perché l'Europa è il mondo, e tutti sappiamo anche che i due grandi modelli sono quello francese e quello inglese. I francesi e gli inglesi si sono guardati continuamente, va bene? 1748 Montesquieu, l'Esprit de Loi. Perché è famoso l'Esprit de Loi? Semplicemente per il capitolo sesto della parte undicesima, che è intitolato De la Constitution de l'Angleterre, va bene? E dove è consacrato il principio della divisione dei poteri, per cui Montesquieu è arrivato a tutti i manuali di diritto costituzionale, di diritto pubblico, ma anche a tutti i libri di storia moderna. E dopo Montesquieu, Tocqueville, Guizot, grande storico, ma anche presidente della seconda restaurazione francese, e poi successivamente Taine e Boutmy, cioè i grandi fondatori dell'École libre des sciences politiques, che poi diventa l'Institut d'études politiques, cioè quella che chiamiamo Sciences Po, che è un altro luogo di formazione di classe dirigente, tutti quanti, guarda caso, hanno scritto sull'Inghilterra. Tocqueville va ben due o tre volte in Inghilterra e nella sua corrispondenza ci sono dei lunghi resoconti dell'esperienza inglese, Guizot scrive l'Histoire de la France, che non è altro che la storia comparata della Francia e dell'Inghilterra. Boutmy e Taine scrivono tutti e due dei resoconti del sistema di selezione della classe dirigente inglese. Quindi Inghilterra e Francia dialogano continuamente nel corso dell'Ottocento. Che cosa succede in Inghilterra? La cesura in Inghilterra è alla metà dell'Ottocento. Alla metà dell'Ottocento, fino alla metà dell'Ottocento, l'amministrazione inglese, che è l'amministrazione, comincia a essere l'amministrazione di un grande impero, badate bene, ricordiamocelo, la più grande potenza del mondo, insomma, stiamo parlando della più grande potenza militare del mondo in quel momento. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti d'America a quell'epoca hanno, credo, 20 milioni di abitanti, credo che siano 21 milioni quando va a 1835 Tocqueville a fare il famoso viaggio negli Stati Uniti, da cui la democrazia in America. L'Inghilterra si rende conto di non avere le strutture per poter gestire un impero. E perché non ce l'ha? Primo, perché ha un centro debolissimo, perché è nutrita del concetto di self-government. C'ha in sede locale i cosiddetti Justices of Peace, che sono in realtà non sono degli organi giudicanti, sono degli organi anche giudicanti,
ma sono degli amministratori locali sostanzialmente, che fanno parte della nobiltà locale, insomma, e che si deve dotare invece di una struttura amministrativa. Al centro, fino a quell'epoca, il centro è dominato dal political patronage, cioè chi va al potere nomina chi gli pare, insomma, e il potere politico, i partiti, diciamo in termini moderni, i partiti nominano i loro seguaci, i loro fedeli. Viene nominata una commissione ministeriale, la commissione Northcott-Trevelyan, e la commissione Northcott-Trevelyan propone l'abbandono del political patronage e l'introduzione del merit system. E da quel momento il merit system è il meccanismo di selezione dell'alta burocrazia, della burocrazia centrale inglese, poiché gli inglesi sono persone pratiche, poi non solo introducono la selezione, ma poiché per selezionare bisogna prima formare, perché se no non si può selezionare, bisogna innanzitutto formare delle persone che poi concorreranno in maniera paritaria alla selezione, fanno la grande riforma di Oxford e Cambridge, che in quel momento sono le uniche università inglesi. Ci sono quelle scozzesi, ma quelle inglesi sono le uniche università inglesi. Quindi viene creato un sistema di formazione e poi viene creato un sistema di... viene abbandonato il political patronage, ma un sistema di selezione del personale, e si introduce un criterio che è quello di selezione non di specialisti, di generalisti. Va bene? Perché? Perché si pensa che, insomma, quello che ha detto una volta, credo, Ciampi, che se tu studi bene filologia classica puoi anche diventare governatore della Banca d'Italia, va bene? E poi tutto il resto, insomma, va bene. Ecco, e infatti ancora adesso, ma in misura minore, ma per lungo tempo, i vertici dell'amministrazione inglese sono stati dominati da persone che avevano studiato classics a Oxford o a Cambridge, va bene? Quindi un modello molto simile a quello cinese, insomma. Quindi fatto di manager che non sono dei specialisti, insomma, ma sono capaci di tutto, va bene? Capaci di gestire un sistema complesso. L'uno e l'altro sistema in qualche modo sono ispirati, cioè quello francese e quello inglese sono ispirati da questo modello cinese che sta sullo sfondo e che continua a essere presente, insomma, non ci dimentichiamo che l'attuale presidente cinese è laureato in ingegneria chimica, va bene? Non è un generalista, però non ha una laurea facile, insomma, ecco, è uno che ha fatto degli studi, ecco. E questo meccanismo sarà in Inghilterra perfezionato da un tentativo di creare un college per il servizio pubblico, che però poi verrà abbandonato, mentre in Francia continuerà come ho detto prima, con il decreto di Debré e De Gaulle che istituisce l'ENA, la quale ENA per lungo tempo è stata un meccanismo di formazione e per il settore pubblico e per il settore privato, per la tecnica che ho citato prima del pantouflage, e cioè il percorso era di solito, diciamo, grandi licei di Parigi o della provincia, insomma, quindi Louis IV a Parigi, poi Sciences Po, poi ENA, poi con un meccanismo particolare, e cioè che ancora adesso resiste, anche questo molto criticato, che i primi del classement di uscita dell'ENA
non sono scelti dall'amministrazione, sono loro che scelgono l'amministrazione. Che cosa comporta questo? È una sottile astuzia questa. Comporta che i primi migliori dell'ultima selezione, che è quella di uscita dall'ENA, finiranno per andare nei posti che vengono considerati i più, come dire, i più importanti. E quindi nella pubblica amministrazione, sostanzialmente, a spezione dei finanze e consigli d'età. Il che vuol dire che nel giro di 20 anni voi avete un consiglio d'età, una spezione dei finanze con i migliori, perché tutti si sono addensati e sono corsi nel posto. Ma poi, per lungo tempo, ora è diminuito per motivi che dirò tra un minuto, c'è il pantouflage. Sul pantouflé, mettersi le pantofole vuol dire andare in un posto più retribuito, naturalmente, perché si esce dal servizio pubblico e si va nell'attività privata, insomma, no? Che può essere una grande banca, che può essere un'azienda nazionalizzata e così via. Una certa diminuzione c'è stato perché questo era più agevole, naturalmente, quando il settore pubblico industriale era molto più ampio. Quando alla fine degli anni 90 c'è stata un'ampia privatizzazione, naturalmente tutto questo è stato un po' ridimensionato, ma un po' ridimensionato, basti pensare a Macron, che è passato, adesso non ricordo se Rothschild o qualche altra banca privata. Ecco, tutto questo suscita nel 1958 un libro critico in cui l'espressione meritocracy viene per la prima volta adoperato, perché fino allora si parlava di merit system, ma per la prima volta la meritocrazia viene messa allo stesso livello della democrazia o della burocrazia, cioè il dominio del merito, per essere criticato, un libro di Michael Young del 1958, libro che però non ha mai riflettuto su un fatto che riguarda il modo in cui si era realizzata la democrazia negli ordinamenti moderni. Adesso faccio un riferimento specifico all'Italia. Quando in Italia si cominciò a pensare all'abbandono del suffragio censitario, che è stato il primo passo per, introdurre criteri più aperti, a quei controlli periodici dell'oligarchia di cui parlavo prima, si è pensato che si dovesse introdurre un suffragio capacitario. Capacitario vuol dire una partecipazione alle elezioni da parte di persone che avessero dimostrato la propria capacità. E vari uomini politici, per esempio Sonnino, sostenere una tesi molto semplice. Non c'è bisogno di introdurre il suffragio universale, basta introdurre il suffragio capacitario. Perché? Perché noi riusciremo con l'obbligo scolastico fino alla scuola elementare, diremmo oggi, noi riusciremo a portare tutti al voto. A mano che tutti avranno una formazione almeno della scuola elementare, noi avremo alla fine introdotto il suffragio universale, naturalmente il suffragio universale maschile, perché le donne, come è noto, nella storia politica entrano tardissimo, le donne non esistono, gli schiavi non esistono, così. Quindi stiamo parlando del suffragio universale nel senso, tradizionale del termine, va bene. Questa è un'idea che mette insieme democrazia ed epistocrazia in qualche modo, no? Perché parte dall'assunto, io vi faccio diventare universale, quindi do democrazia a un ordinamento, nel momento in cui ho dato a tutti la possibilità di andare a scuola. Questo è un disegno che viene enunciato varie volte nel corso dei dibattiti parlamentari sull'allargamento del suffragio, ce ne sono stati diversi di allargamenti del suffragio nel corso dell'Ottocento ancora.
Diciamo che, tanto per darvi un'idea, che Francesco De Sanctis viene eletto, abbiamo le cifre esatte dei voti che ebbe in tutte le elezioni in cui a cui si presentò, e stava tra 100 e 150, 200 voti, va bene. Ecco, il successivo allargamento lo portò a tra 1000 e 2000, insomma, quindi stiamo parlando di un'Italia che aveva un 20-21 milioni di abitanti, insomma, datevi un'idea di che cosa fosse, va bene, che cosa fosse. No? Il problema è che le guerre esterne, diciamo, le guerre d'Africa e poi principalmente la Prima Guerra Mondiale, misero in luce una contraddizione fondamentale di cui nelle sue memorie Giovanni Giolitti, che menziona Giovanni Giolitti nelle sue memorie, che sono di un decennio successivo, e cioè che non si poteva chiedere a delle persone di correre il pericolo della vita senza dargli la possibilità di essere cittadini, insomma, no? Pleno iure, cioè di avere diritto di partecipazione alla vita politica. Il primo segno della partecipazione alla vita politica è naturalmente partecipare alle elezioni, quindi alla scelta, al controllo di quella oligarchia di cui parlavo prima. E quindi Giovanni Giolitti, che è stato il protagonista di questa vicenda, dice: noi abbiamo dovuto dare il suffragio universale. Dare il suffragio universale, badate bene, non realizzarlo attraverso il suffragio capacitario, ma darlo quando abbiamo dovuto riconoscere che la gente non poteva essere mandata a correre il pericolo della vita oppure a morire senza avere manco diritto di voto. Questo perché l'ho detto? Perché è chiaro che in questo momento storico c'è stata una fase storica nella quale le due cose sono andate insieme, no? Competenza, capacità, un certo grado di conoscenza. Aver fatto almeno la scuola elementare, oggi lo diremmo che non è sufficiente, forse una laurea sarebbe utile, ma che questo è collegato al concetto di democrazia. Quindi, come dire, epistocrazia e democrazia in qualche modo collegati tra di loro. Passo rapidamente agli ultimi due punti che mi portano a calare sull'Italia e a parlare anche del che fare per l'Italia. La storia italiana è, diciamo, dominata da un evento peculiare con cui inizia la storia d'Italia, e lo voglio ricordare perché anche se non ha una diretta attinenza a quello che sto per dire, lo influenza dall'esterno enormemente. E questo è molto semplice. Cavour era nato nel 1810 e Bismarck era nato nel 1815. L'Italia è stata fatta intorno al Piemonte, il Regno di Sardegna, e la Germania è stata fatta 10 anni dopo intorno alla Prussia. Ora, Cavour muore a 51 anni nel 1861, subito dopo l'unità. Bismarck muore nel 1898 ed è cancelliere fino al 1890. Va bene. Il che vuol dire che è riuscito a, come dire, se Cavour fosse vissuto quanto è vissuto Bismarck, va bene, la storia della classe dirigente italiana sarebbe stata completamente diversa, perché l'uno e l'altro erano gli uomini politici rappresentativi dei due nuclei fondanti delle due nazioni, va bene? Il Piemonte da un lato e dall'altro la Prussia. E però se uno scompare 40 anni prima e se l'altro 40 anni dopo, e dopo essere stato per 30 anni, va bene, prima Presidente del Consiglio perché ha cambiato qualifica, e poi cancelliere, e voi capite bene che la storia prende un'altra strada, prende un altro indirizzo. E quindi che cosa è accaduto? È accaduto, infatti, che sono stati studiati molto bene da alcuni dei presenti qui, e cioè che l'elite piemontese
ha continuato per un certo periodo di tempo a governare il paese, realizzandosi quel fenomeno che nella storiografia è stato chiamato l'osmosi tra politica e amministrazione. Alla fine dell'Ottocento si rompe l'osmosi e inizia un altro capitolo che si chiude rapidamente con lo Stato liberal democratico degli inizi del secolo e poi dà luogo al periodo fascista, nel quale la classe dirigente sostanzialmente ha tre fonti: quella del Partito Nazionale Fascista, ovviamente, quella sindacale, perché per la prima volta dei sindacalisti tramite le corporazioni arrivano al potere, e poi quella delle, come dire, delle burocrazie parallele. Guido Meris l'ha studiato queste cose, ha scritto libri, e quindi diciamo dà luogo ai vari Beneduce, Menichella, Sinigaglia, Reis, Romoli, che sto citando anche le persone che vengono dopo, e sono questi i tre luoghi di formazione dove invece nel secondo dopoguerra sono ancora una volta i partiti, ma ancora una volta alcuni luoghi di formazione, vedi per esempio Banca d'Italia, e nei partiti c'è questo libro che è appena uscito di Marco Follini sulla Democrazia Cristiana, che contiene alcuni passaggi molto interessanti sul modo in cui si forma prima l'idea della Democrazia Cristiana e poi la classe politica della Democrazia Cristiana. E si arriva al giorno d'oggi con la polemica aperta da un libro intitolato La Casta, un libro che identifica classe dirigente con classe dirigente chiusa, perché il tentativo che ho cercato di fare è di spiegare, fino adesso, è quello di spiegare che classe dirigente può essere anche classe dirigente aperta. Ricordo sempre la testimonianza che ho avuto personale di una signora che era stata presidente di sezione del Consiglio di Stato e a lungo ministro, che mi confessò una volta: io venivo da una piccola famiglia, da una famiglia di media borghesia di provincia, non avrei mai avuto la possibilità di accedere al sommet de l'État, come dicono loro, al sommo dello Stato, nella classe dirigente diremmo noi, se non ci fosse stata un fast track, cioè una strada rapida, che era l'ENA. È l'ENA che mi ha consentito questo. Quindi la polemica attuale dei francesi contro l'ENA nega la stessa, come dire, funzione che l'ENA ha avuto, cioè quella di aprire una porta attraverso il sistema del merito a delle persone che la troverebbero chiusa. Sull'ENA sono stati fatti degli studi molto ampi di sociologi e si sa che l'ENA ha avuto dei vizi e ce l'ha, per esempio una forte pariginizzazione dell'ENA e quindi un forte accentramento nel centro dello Stato. Però tuttavia il problema è che quelli che hanno criticato con il libro La Casta l'idea di una classe dirigente chiusa non si sono resi conto che quello può essere anche un meccanismo di promozione sociale, e se un meccanismo di promozione sociale può arricchire la classe dirigente. Vengo all'ultimo punto. Che cosa si può fare? Secondo me la prima cosa a cui bisogna pensare è, nonostante che vi può sembrare strano, fare quello che gli inglesi chiamano people's empowerment, cioè dare più potere al popolo. Ma in che senso lo sto usando questa espressione? Non nel senso di Di Maio. Lo sto usando in un senso diverso. Lo sto usando nel senso che, poiché c'è un bel libro di un italiano che lavora da parecchi anni in America,
Perché in realtà le condizioni delle persone, il peso delle persone nella società non dipende dalla ricchezza delle persone, ma dal grado di istruzione. E l'istruzione è la prima cosa che bisogna fare. Badate bene, l'istruzione non la scuola. L'errore che si fa in Italia è di pensare che istruzione è uguale scuola. Scuola è anche uno strumento dell'istruzione, ma non è l'unico strumento per l'istruzione. Identificare istruzione in una funzione di people's empowerment come con la scuola è un errore grave, perché è l'errore di confondere il mezzo con il fine, va bene? Specialmente se il mezzo è uno dei mezzi per raggiungere quel fine. Questo, secondo me, è la cosa da cui partire, perché non c'è dubbio che se è vero tutto quello che ho detto, che la classe dirigente è un meccanismo di selezione sulla base del merito e che questa selezione deve essere aperta, è evidente che bisogna partire dal luogo nel quale si scelgono le persone, migliorare, alzare il livello della base da cui si parte per costruire quella che è una piramide, perché insomma, se è vero quello che ha scritto Gaetano Mosca, i governanti sono una piramide sui governati, ma non è che debbono essere concepiti come lo poteva concepire il Re Sole, debbono essere concepiti come un meccanismo circolare in cui si entra, si esce. Il secondo luogo è, secondo me, moltiplicare i luoghi, le scuole, che debbono essere ovviamente aperte ad accesso selezionato, competitive, e qui c'è un secondo elemento, non basate soltanto sull'eguaglianza nel senso tradizionale. Che cosa intendo per eguaglianza in senso tradizionale? Quella eguaglianza che dà una sola chance. Essere basati sull'eguaglianza che dà più chance alle persone, va bene. Il problema fondamentale è dare una seconda chance e anche una terza chance alle persone, cioè non ritenere che ci sia una sorta di giudizio di Dio e che viene dato una volta per tutte competenza, passi o non passi. Non c'è una scelta in una società che voglia ispirarsi al criterio costituzionale francese delle rivoluzioni francesi, la carriera aperta ai talenti, la carriera rimane sempre aperta, non è che sia aperta una volta sola. E questo purtroppo uno dei difetti anche di quegli elementi di meritocrazia che stanno negli ordinamenti moderni, quello di non dare una seconda o una terza chance alle persone, perché questa apertura non può avvenire una volta sola. È chiaro, un altro elemento fondamentale nell'elenco delle cose da fare è quello di eliminare ogni residuo di political patronage. Se continuano a esserci nella società civile, nelle organizzazioni diciamo pluralistiche della società, nello Stato, negli enti pubblici, nelle società e così via, meccanismi del tipo lo spoil system, è chiaro che questa è la negazione di un principio di classe dirigente meritocratica selezionata e basata sul principio di un'eguaglianza, un principio dinamico dell'eguaglianza, non un principio di un'eguaglianza per cui io sono uguale una volta sola e poi la seconda volta non sono più uguale o sono addirittura escluso. E poi viene l'ultimo punto, che è quello: che cosa preferire tra il generalista e lo specialista, e cioè se convenga avere un meccanismo del tipo inglese, classic. Se io l'ultima volta che sono stato seduto accanto a un direttore generale del Ministero degli Affari Esteri inglese, per curiosità gli ho chiesto, era un giovane 38enne, se non ricordo male, era il direttore generale, si interessava degli affari europei al Ministero, al Foreign Affairs, quindi gli ho chiesto che studi aveva fatto, mi ha spiegato che aveva studiato classics. Va bene, questo era, quindi è ancora adesso, diciamo. Allora, il problema è se scegliere gli specialisti o i generalisti. Ecco,
La mia preferenza andrebbe per una combinazione, e con questo termine, di generalisti e di specialisti, che però siano specialisti che hanno lavorato nelle zone di confine. Cioè di specialisti che sappiano le cose che stanno sul confine, va bene? Cioè, che vi posso dire, il chimico che si interessa di medicina, il medico che sa di chimica, va bene? Perché tutti conoscono la frase di Einstein che il vero sviluppo delle scienze si realizza proprio nelle zone di confine. Ecco, noi nelle amministrazioni italiane abbiamo bisogno di tutte e due le cose, e ne abbiamo bisogno nella società italiana, perché non possiamo avere solo specialisti, non possiamo avere solo generalisti, abbiamo bisogno di una buona combinazione tra generalisti nel senso inglese della parola o nel senso francese della parola e di specialisti, ma di specialisti che lavorino appunto non al cuore del loro, che abbiano un perfetto comando della specialità su cui hanno lavorato, ma che l'abbiano sviluppata andando a vedere quali sono i confini, le aree di contatto con le altre specialità. Io credo di aver finito e ho paura che qui adesso dobbiamo fare un dibattito. Grazie al professor Cassese per questo sguardo di lungo periodo. Io vorrei solo richiamare l'attenzione a alcuni temi che il professore ha citato. Non si fa tempo a lasciare un posto, vedi che subito lo occupano, questo, esatto. si chiama occupazione del potere. Mi premeva richiamare alcuni dei temi che lei ha citato in questo sguardo, in questo affresco di lungo periodo che è appena terminato. Il primo è appunto l'importanza della profondità, della prospettiva, dello sguardo con cui si vanno ad analizzare questi temi, e il secondo è quello della connessione tra riflessione sulla classe dirigente, momento di razionalizzazione dello Stato, delle strutture amministrative, quindi lei citava appunto il momento della riflessione illuminista, ma poi soprattutto la connessione tra selezione, meritocrazia e soprattutto formazione, cioè il mondo dell'università, che era il caso che lei poneva del mondo anglosassone e del mondo francese, che forse è un aspetto che manca di più in Italia, e l'ultimo appunto proprio questo della formazione generalista, che soprattutto significa versatilità, cioè riuscire a muoversi in un mondo che diventa sempre più complesso, in cui le burocrazie, le classi dirigenti sono chiamate ad affrontare problemi che non stanno più all'interno di singoli recinti disciplinari. Detto questo, la ringrazio ancora per la sua interessante relazione e passo la parola alla dottoressa Todini. Ah, proprio così. Tema libero, signore, giustamente. Ladies first. Intanto io ogni volta che ascolto il professor Cassese, e sono tanti anni, ma lui se ne è stata no, mia allieva, appunto, quindi è un po' sono parziale. Felice ed onorata e capisco la fortuna di aver fatto la mia tesi in giurisprudenza nel lontano, tanti anni fa, sulle concessioni di opere pubbliche, che era anche un po' una materia talmente tanto tempo fa che forse eravamo i primi a parlarne in Italia, e quindi ogni volta mi onoro e capisco perché c'era la coda all'università fuori dall'aula del professor Cassese, perché tutti aspiravano in qualche modo, ma non soltanto a fare la tesi, ma proprio ad ascoltarlo. E questo lo dico davvero volentieri, che ha fatto una meravigliosa lezione, anche complicata e complessa di storia, ma con una capacità descrittiva. Quindi, passando dalla storia ad argomenti anche un po' aulici, io, scusate, divento un po' più prosaica, perché poi vengo dal mondo dell'impresa,
sono una seconda generazione per forza, il professor Cassese e anche la signorita conoscevano mio padre, mi sono trovata in 24 ore ad essere generazione, seconda generazione perché mio padre ormai è scomparso quasi 19 anni fa all'improvviso, quindi insomma non era uno di quegli obiettivi misurabili in quel momento, era molto giovane. E uomo nato tra le due guerre, scusate sarò brevissima, ma insomma uomo nato tra le due guerre nella piccola Umbria nel 1933, self-made man perché era figlio del mastro del fattore, quindi era insomma se uno dovesse fare vassalli, valvassini, valvassori, insomma proprio sì. L'ultimo, esatto. E crescendo ho capito perché tanti uomini dell'epoca avevano fatto come lui la terza elementare in campagna, perché a 8 anni il braccino diventa abbastanza forte per andare a lavorare, quindi tanti uomini di quella generazione avevano fatto, insomma forse ricorderete nei racconti di qualche nonno e quant'altro, che erano terza elementare, quindi mio padre era l'uomo che aveva, uno degli uomini che avevano fatto la terza elementare in campagna, per dire che non aveva avuto capacità e possibilità di essere istruito dal punto di vista accademico, ma qui mi riallaccio invece poi a una grande istruzione di vita che ha avuto. Quindi l'Umbria dell'epoca, voi immaginate, oggi diciamo che la mia meravigliosa Umbria è facilmente raggiungibile perché insomma è stata unita l'Italia non solo dal punto di vista verticale ma anche orizzontale, però immaginate che cos'era. Racconto questo perché mio padre, quindi senza una lira in tasca, con tanto desiderio di fare, con una famiglia che però immaginava che fosse un pazzo visionario, pur non avendo studiato, che cosa capisce a 16 anni? Uno dei principi fondamentali, se volete, dell'economia, e cioè qual è il bene scarso dove sono io? Le strade, quindi, che è un po' alla base, no, di quello che muove effettivamente poi il mondo dell'economia e del marketing, e quindi risparmio i primi soldini per comprare una schiacciasassi usata, perché era quello che serviva alla base per fare quello che si chiama in gergo la massicciata per le strade, indebitandosi, quindi anche qui inizia ad usare una leva in un momento, in una regione, in una situazione in cui per 10 anni firmare cambiali era visto come un va de retro, un pazzo, no? Insomma, quindi inizia con questi primi due criteri, partendo da un'istruzione proprio, se volete, ovviamente non sui libri, a fare due cose che poi l'hanno portato ad essere un grande imprenditore nel settore delle costruzioni, sempre tenendosi molto legato a quello che era il mondo agricolo. Infatti io tutt'oggi continuo a fare comunque anche l'imprenditrice agricola. Adesso arrivo subito ai giorni nostri per raccontare quello che è stato il grande insegnamento che ho avuto da mio padre. Poi l'impresa di costruzioni è stata un'impresa che è andata... è stata protagonista all'estero. Nel 2009 mio padre era già scomparso da anni, io inizio a fare questo merger con Salini, poi da Salini si arriva a Salini in pregiro, e quindi la piccolissima schiacciasassi nata a Todi, anzi in un paesino che si chiamava Quadro, si chiama ancora Quadro, diciamo subito dopo, negli anni 50, negli anni 50 e 60, scusate se sono un po' troppo libro cuore, ma oggi è quel pezzettino che è diventato Progetto Italia nell'operazione che Pietro Salini ha mirabilmente fatto insieme a Cassa Depositi e Prestiti, peraltro, nel creare un campione nazionale ed europeo. Ecco, ovviamente insomma c'è un po' esteso il racconto, ma un'istruzione che viene da un talento naturale, se volete, una grande capacità di guardare oltre, di sognare, di immaginare, di essere anche un po' visionario, senz'altro, di superare tutta una serie di resistenze che potete immaginare, quelle che erano resistenze dell'epoca. Oggi viviamo in un contesto, noi in Italia o in Europa, totalmente diverso. Ci sono altre parti del mondo in cui altri Franco Todini potrebbero nascere, o uomini dell'epoca, naturalmente, però immaginate, no? Di poter in qualche modo fare un paragone tra quelle che erano le tante resistenze, difficoltà, impossibilità anche di immaginare di poter creare qualcosa dell'epoca. Oggi tanti dicono sì, ma in quel momento c'era una spinta favorevole, si usciva tutto sommato da due guerre, non tutto sommato, si usciva in effetti da due guerre molto vicine, quindi c'era un desiderio di ricostruire. Sì, però insomma potete immaginare le difficoltà dell'epoca, e quindi
e qui torno un po' a tutta una serie di elementi che ha citato il professor Cassese, che io riassumo in tenacia, che è quasi caparbietà, creare le competenze, nonostante mio padre poi non avesse avuto la capacità e la possibilità quindi di avere un'istruzione effettiva, ma si era creato le competenze. Mio padre era in grado di entrare in una galleria e capire quante centi ne mancavano, viveva e dormiva con i suoi operai e quindi ha avuto la possibilità, poi è diventato ingegnere honoris causa nel tempo, negli anni 90, però insomma quindi la capacità di cogliere aspetti, argomenti concreti sia di economia reale che non reale, ma di poterli in qualche modo declinare in quello che è poi stato il successo di un'impresa e di 3.000 famiglie che lavoravano con noi già negli anni, tra gli anni 80 e gli anni 90. Allora, che cosa mi ha insegnato tutto questo? Intanto mi ha insegnato paradossalmente invece che, siccome mio padre ha fatto una grande fatica, l'istruzione e quindi la competenza che si può creare sui libri, quindi nel percorso scolastico, universitario e di master e quant'altro, adesso stiamo parlando ad una platea abbastanza variegata, ma di persone che naturalmente, se siamo qui, hanno avuto la possibilità di studiare e continuano a studiare, perché poi c'è un apprendimento lungo tutto il corso della vita naturalmente, e quindi l'importanza fondamentale di poter avere accesso ad un'istruzione reale, a cui bisogna unire un'istruzione di vita reale. Questo io nella mia vita imprenditoriale, prima per gestire l'azienda che ho ereditato, come dicevo prima, essendo seconda generazione all'improvviso, ma che poi ho trasformato e in altri investimenti che ho fatto, nello specifico nelle energie rinnovabili, nell'agricoltura, oggi presiedo e sono partner di un fondo che si chiama Green Arrow, che ha 2 billion in gestione e siamo diventati il più grande operatore di rinnovabili in Italia da 15 giorni, avendo acquisito una piattaforma di un'azienda che si chiama Quercus. Quindi, avendo investito in private equity, in private debt, oggi fondamentalmente io mi occupo di finanza d'impresa. Ho sempre utilizzato la finanza per fare industria e continuo a utilizzarla, ma oggi presto denaro insieme ai miei partner, naturalmente, insieme agli investitori, per far crescere le aziende o per in qualche modo, tra l'altro, una cassa depositi e prestiti, anche un nostro anchor investor in uno dei fondi. Quindi cerchiamo di creare creiamo quella famosa economia circolare che può in qualche modo creare prodotto interno lordo, ma soprattutto competenze. Ecco, dicevo, tutto questo mi ha insegnato anche a leggere i curricula in una certa maniera. Qui arrivo a un punto toccato dal professore. Quando si deve assumere una persona, per qualsiasi sia la sua mansione, ma soprattutto i ruoli importanti e dirigenziali, tendenzialmente intanto c'è una cosa che ho sempre notato, che tu potrai sottolineare, professore. In Italia si scrive l'anno di nascita, sembra una cosa banale, ma si scrive l'anno di nascita, la provenienza, quant'altro. Nei curricula anglosassoni è vietato scrivere l'anno di nascita. Sembra una cosa banale, ma in qualche modo racconta anche il tratto dell'attenzione o della disattenzione che bisogna dare bisogna leggere quello che si è fatto. Noi in qualche modo abbiamo un po' di attenzione, sia in senso positivo che negativo, perché ho bisogno di un giovane, poi magari ho bisogno anche di una giovane donna, politicamente corretto o meno, io tendo a guardare le competenze, oppure no, ho bisogno di una persona di esperienza, quindi ho bisogno di una persona che in qualche modo mi racconti che ha avuto tanta esperienza. Nel mondo anglosassone nel curriculum non si scrive l'anno di nascita, si racconta la sua storia. Che cosa ho guardato sempre io, che cosa cerco anche di raccontare oggi a mia figlia adolescente, che tra un paio d'anni sarà pronta per un percorso universitario e poi lavorativo, mi auguro insomma, che non voglia vivere girando il mondo soltanto, anche perché dovrà mantenersi. Si può guardare la provenienza universitaria, il voto universitario, il percorso che si è fatto, ma io molto spesso ho preferito dare spazio all'interno delle mie aziende a persone che magari ci avevano messo, adesso no, non voglio dire che lo studio non sia importante assolutamente, ma che magari hanno messo un anno in più, non hanno avuto il massimo dei voti, ma hanno fatto un percorso di lavoro all'interno, un percorso di volontariato, un percorso di... Oggi si parla ormai da
4-5 anni di alternanza scuola-lavoro, ma che l'abbiano davvero fatto e che abbiano in qualche modo anche vissuto dei momenti di vita non facili, no? Che abbiano superato, che abbiano avuto dei fallimenti. In qualche modo tu hai toccato questo tema, cioè il voler ridare la chance alla classe dirigente aperta o quantomeno non chiusa di poterci riprovare, no? Io vengo dal mondo e sono attiva nel mondo dell'impresa e so quanto sia ancora, pur ormai, adesso non ricordo gli anni, ma insomma la legge fallimentare è stata rivisitata da un decennio forse, non vorrei sbagliare, no, forse un po' meno. Quindi si cerca di raccontare il fallimento di un imprenditore, di un'azienda, anche con la possibilità di un riscatto. Ecco, non voglio fare statement politici, ma gli Stati Uniti hanno un presidente della Repubblica, Trump, che non so quanti chapter 11 abbia fatto, insomma, quindi si diventa presidente della Repubblica, insomma, essendo anche troppo, insomma, adesso però qui, fallendo, esatto. Adesso questa è una battuta, naturalmente non c'è nessun giudizio di merito su Trump. Chapter 11, perché adesso molti mi vogliono parlare, è un fallimento, non è proprio assimilabile al fallimento italiano in qualche modo, però è una procedura fallimentare che è stata anche introdotta in qualche modo, no, nella legge fallimentare, cioè sono gli articoli 67, il concordato impiego, insomma non siamo qui a fare una lezione sulla legge fallimentare, però per dire dal fallimento naturalmente deve esserci il riscatto, questo vale nella vita, io sarà che oggi sono appunto madre di una teenager tra i 16 e i 17 anni che ormai è diventato il mio main business, perché insomma crescere una teenager donna e opinionata non è una roba facilissima, però è un continuo raccontare di come bisogna affrontare bene il fallimento nella vita, come un inciampo è importante nel momento in cui ci si rialza e può esserci un inciampo ancora. Allora, ricollegandomi a quello che è il tema della classe dirigente, le persone che io ho avuto l'occasione di scegliere nella mia vita per accompagnarsi a me nella mia attività dirigenziali, posso citare la mia esperienza pubblica come presidente delle Poste nel mandato della quotazione, sono stata indicata presidente delle Poste ormai, cos'era, 2014, abbiamo quotato l'azienda nel 2015, quindi nel 2014 e 2017 per quotare la più grande e più complessa azienda, la più storica azienda d'Italia. Ecco, ho avuto occasione di incontrare tante persone che sono diventati miei collaboratori diretti o indiretti, che hanno avuto delle problematiche familiari, degli inciampi lavorativi, delle vere difficoltà, ma che poi si sono rilevate un po' come il bollino di certificazione della propria capacità di andare avanti. Termino, per non essere troppo lunga, poi non so se ci sarà un nuovo giro, raccontando un aneddoto che mi è capitato proprio tre sere fa. Sono stata invitata a parlare insieme anche delle speaker internazionali, tra cui la nipote di Nelson Mandela e un'altra, una giovane donna inglese che presiede un fondo anche questo di private equity, quindi di investimento in aziende, e mi chiedevano del capitalismo di relazione in Italia e quindi di quello che è la possibilità di crescere o far crescere persone o aziende attraverso quelle che sono le conoscenze. Devo dire che non riuscivano neanche, cercavano di fare una differenza secondo me importante, ed è questo l'argomento che vorrei toccare, tra community, network, lobbying e invece la possibilità o la voglia di crescere per conoscenza. Avevano anche difficoltà a trovare traduzione, ma mi hanno voluto chiedere di questo, cioè quindi l'Italia vista un po' come un luogo in cui purtroppo la parola lobbying, community, networking è vista in maniera negativa. Io ho avuto la mia prima e unica esperienza di politica attiva 25 anni fa al Parlamento europeo, ero molto giovane, in effetti quando sono stata eletta ero la più giovane parlamentare europea in quel momento, quindi pur essendo quella che si suol dire un po' l'ultima ruota del carro del Parlamento europeo, avevo la fila dei lobbisti europei che mi venivano a raccontare quello che erano i loro percorsi o i loro desideri, ovviamente discursus aziendale, di promozione di un prodotto, in maniera assolutamente, assolutamente trasparente, insomma si prendeva appuntamento con il parlamentare europeo per poter promuovere
un'attività. Ecco, in Italia purtroppo questo ancora è visto culturalmente in maniera assolutamente negativa ed è un grande problema, perché poi è estremamente distorsivo tutto questo e ricade anche sulla carriera di persone che, parlo qui soprattutto di dirigenti pubblici, che pur di non incontrare chi potrebbero o dovrebbero incontrare per promuovere attività, incentivi, direttive europee, quindi tutti quelli che sono gli strumenti che dovrebbero essere messi a terra, molto spesso creano immobilismo. E da qui si era arrivato, e qui veramente chiudo, a quella che è, forse a voi sembra banale, una differenza tra la segnalazione e la raccomandazione. Nel mondo anglosassone la segnalazione, esatto, esatto, però qui recommendation, se facciamo la traduzione, oh my god, no? Invece la segnalazione è assolutamente dovuta per fare un'application a NYU piuttosto che l'università Cambridge o d'Oxford, o per fare una segnalazione in una grande azienda, assolutamente dovuta. Io ne ho fatte tante nella mia vita e adesso non ricordo quale procuratore della Repubblica una sera in una convivale mi disse: ma lo sa che lei potrebbe essere passibile di, non so, ho detto guarda, dico, denuncio subito, arrestatemi subito, perché tutte le segnalazioni che ho fatto nella mia vita, scritte proprio, no? Insomma, non il WhatsApp per... Ecco, questo è un altro tema che in qualche modo potrebbe forse apparire un po' collaterale, ma secondo me è estremamente importante per riuscire a far capire come promuovere il merito. Ecco, non bisogna aver paura di promuovere il merito, né di manifestarlo, né in qualche modo di sottolinearlo. E se merito a tutto tondo non si incontra subito, c'è tempo per, e c'è spazio per avere un tempo giusto, non soltanto quando si è giovani. Per questo vi torno alla mia notazione iniziale: forse è bene non scrivere l'età sul curriculum che si presenta, perché anche in età, no, si dice intorno ai 50 anni, io sono a 53 per cui posso dirlo, se esci dal mondo del lavoro non c'entri più, no, c'è spazio e deve esserci spazio per tutti, come c'è l'apprendimento lungo tutto il corso della vita, c'è il lavoro lungo tutto il corso della vita, nelle sue varie forme, nelle sue varie declinazioni, sempre con la sua dignità. Grazie. Grazie molte per il suo intervento. Mi fa molto piacere che abbia citato questo elemento della raccomandazione del mondo universitario anglosassone, perché appunto è uno dei perni attraverso il quale avviene la selezione, solo che poi al momento della raccomandazione segue poi sempre il momento del confronto, del dialogo, e poi lì effettivamente si valuta e si vede se c'è un fondamento nella raccomandazione, che appunto completa questo passaggio. E anche questo suo riferimento al capitalismo di relazione credo aggiunga un tassello importante, e lo scriveva Guido Melis in un bel saggio, mi fa piacere che il professore sia qui oggi con noi, in un bel saggio sulle classi dirigenti, in cui citava questo elemento del mondo dell'associazionismo, ma soprattutto delle relazioni umane, sociali e dei network, come processo attraverso cui nasce una nuova cultura che poi forma e rappresenta le nuove classi dirigenti. Ma anche questo suo riferimento all'idea dell'immaginazione, della sfida, dell'andare oltre come costante dell'attività imprenditoriale, mi ha ricordato quello che il professor Cassese scriveva nella Svolta, citando Max Weber, le caratteristiche dell'uomo politico: la passione, la lungimiranza, il senso di responsabilità, che poi sono gli elementi che ci danno un fine, che fanno sì che una classe dirigente non perda di vista un'idea di comunità che vuole plasmare, che vuole sviluppare. Quindi, grazie ancora per il suo intervento. Lascio allora la parola a Edoardo Repiglio. Grazie. Grazie mille. Certo che dopo un discorso così alato come... ci ha sempre abituato Sabino Cassese diventa difficile. Io mi ero preparato qualche appunto, ma cercherò invece di seguire alcune delle cose tutto il mondo occidentale in particolare, e l'Italia forse più di altri paesi, oggi si interroga. È quello della competenza, quella di una classe politica che non è più capace di pensare nel lungo periodo. Credo che noi viviamo in realtà una crisi della democrazia liberale in qualche senso, e la viviamo, direi, semplificando, per tre ragioni. La prima ragione è che l'accelerazione
improvvisa della velocità della storia dovuta alla globalizzazione e alle grandi trasformazioni della quarta rivoluzione industriale ci impongono di confrontarci con la complessità ci impongono anche di agire con rapidità. Allora, la complessità diventa un tema difficile da spiegare ai cittadini, noi siamo al popolo, e quindi si tende a semplificare. La velocità è un elemento tipico, noi sappiamo, il problema dei decreti legge, per dire, insomma, che non abbiamo più il tempo di passare attraverso le aule parlamentari per fare una buona legislazione, quindi o si underregulate o se non si regola per nulla. Il secondo problema che vedo è che la democrazia, gli Stati Uniti insegnano, ma adesso anche in Europa, ha bisogno di denaro. Ha bisogno di grandi fondi, vincono le elezioni, le campagne elettorali sono il luogo, i denari ovviamente arrivano da grandi potentati che poi quando i loro candidati verranno eletti chiederanno che vengano fatte leggi che in qualche modo li favoriscono. Allora c'è un lobbying giusto, come diceva giustamente Luisa Todini, un lobbying che serve per trovare, no, fare quelle scelte che vanno a vantaggio sia della società che delle imprese che lavorano degli altri soggetti. C'è un lobbying invece che impedisce alla democrazia, al politico, al governante di fare scelte che sono giuste per la collettività anche se vanno in qualche modo contro poteri molto forti che sono quelli che hanno governato. Oltre che avere un problema dei grandi poteri, dei grandi denari che influiscono sulle scelte della politica, abbiamo anche il problema che molti cittadini non votano più, o sempre meno votano. E quindi questo ci porta a doverci confrontare anche con sistemi che non sono democratici, liberali per niente, e che quindi decidono molto rapidamente e decidono come vogliono. E quindi pensiamo alla Cina, pensiamo a una serie di grandi altre realtà con cui noi dobbiamo fare i conti. E noi poi ancora ci ritroviamo e ci confrontiamo con l'Unione Europea, che evidentemente dovrebbe diventare la forza intorno alla quale noi 28 Stati diventiamo una forza, siamo forza economica, il sistema economico più grande del mondo al momento, ma è proprio per confrontarci con queste altre grandi realtà geoeconomiche, l'Unione Europea anch'essa decide lentamente, decide sempre solo quando è sull'orlo di una crisi. Cambiando tema, vorrei dire empowering the people, perché no l'istruzione? Io credo che un libro come questo, faccio una modesta proposta, dovrebbe essere dato a tutti i licei e le scuole tecniche d'Italia, prima, così come leggevamo, io mi ricordo in quarta ginnasio avevo un professore che tutte le settimane ci faceva imparare a memoria un canto di Dante e poi tutti i lunedì venivamo tutti interrogati, quindi non potevi scappare. E poi il professor liceo faceva la stessa cosa con un capitolo dei Promessi Sposi. Ecco, io propongo che, perché secondo me a quell'età lì già moltissimo si può fare. E poi viene l'università, evidentemente, e su questo leggiamo anche dal suo libro che, malgrado l'università ha i suoi problemi, siamo ancora un paese che ha un sistema universitario importante, che produce grande ricerca, grandi ricercatori, ma che certamente ha bisogno di essere, come dire, rivitalizzato. Io ho due dei miei tre figli che stanno facendo dottorati di ricerca e si ritrovano abbastanza abbandonati e mi hanno mandato un articolo di una ricerca scientifica in cui si dice che gli studenti di PhD in generale si trovano depressi perché non sono seguiti. E non so se i ragazzi qui ritrovano questo, certo a Sant'Anna era normale, forse la situazione è un pochino migliore, ma in generale ecco, abbiamo un problema anche che questi professori sono impegnati in tante altre attività, non sono i maestri, e quindi il problema dell'università.
generalisti verso specialisti. Io per fortuna sono un generalista, laureato in filosofia, poi con la seconda laurea in matematica, tanti anni di ricerca in matematica, poi sono finito nella pubblica amministrazione a lavorare per istituzioni e quindi sono diventato economista. Stando nelle istituzioni non potevo che frequentare i giuristi, per cui da questo punto di vista non so se sono un buon risultato, però faccio parte dei piccoli mandarini generalisti. Meccanismi di selezione, abbiamo visto quello francese, quello inglese, e veniamo a quello italiano, in particolare quello italiano, voglio dire, nella pubblica amministrazione e nelle società dello Stato, in quella grande varietà di enti pubblici, aziende pubbliche, eccetera. I partiti erano certamente una scuola e servivano per formare, l'università lo era anche. I concorsi pubblici. I concorsi pubblici non funzionano, questo è evidente. Funziona il concorso pubblico della Banca d'Italia, per esempio. Quindi forse c'è il modo per poter selezionare una classe dirigente di altissima qualità senza nessun tipo di raccomandazione del caso. Abbiamo avuto la trasformazione delle società, degli enti pubblici, no? in società per azioni, e questo ha fatto sì che le SPA pubbliche possono assumere senza concorsi. La stessa Cassa Depositi e Prestiti, se deve assumere qualcuno, può tranquillamente fare un processo di selezione aperto. Alla fine l'amministratore delegato può decidere se viene assunto o se non viene assunto. Questo secondo me è un tema che va affrontato in qualche modo in questo paese, anche perché abbiamo, come il professore ci insegna, una classe dirigente pubblica che col blocco del turnover è mediamente molto più anziana, e quindi abbiamo bisogno di innestare, è vero che la data di nascita non sempre conta, ma in questo caso avere giovani preparati tecnicamente, capaci di gestire la complessità è importante. D'altra parte è anche importante, noi abbiamo avuto un crollo drammatico degli investimenti degli enti locali in questo paese, ma in tutta Europa, e gli investimenti degli enti locali rappresentano circa il 70-75% di tutti gli investimenti pubblici italiani. Quindi il 50% dal 2007, noi lo vediamo con i mutui tirati dalla Cassa Depositi, erano 7 miliardi nel 2007, sono scesi a 600 milioni negli anni successivi e sono caduti ancora dopo la legge di pareggio di bilancio, in parte perché, sapete, gli enti locali sono una constituency economica meno forte di altri, le pensioni, la sanità, il pubblico impiego, eccetera, ma questo sicuramente è un problema molto grosso. Adesso i soldi sembra che ci siano, nel senso che il nord ha molti avanzi di cassa, il sud ha fondi strutturali, ma succede che l'età media dei tecnici dei comuni o delle regioni è molto alta, sono a 1-2 anni dalla pensione, e quindi hanno spesso problemi o gli mancano le competenze tecniche, oppure hanno paura di firmare, il rischio di danno all'erario. Abbiamo tutta una serie di problemi che le città libere di Luisa Torchia, dove ci sono, abbiamo questa piattaforma, questa infrastruttura burocratica del nostro paese che in questi ultimi 30 anni è veramente ha un grandissimo bisogno di essere. I tempi medi della costruzione dell'infrastruttura in Italia, diceva il ministro Del Rio, sono 10 anni. Allora è inutile parlare di moltiplicatore economico, di golden rule o di flessibilità da parte dell'Unione Europea sugli investimenti se i tempi sono questi. Certo, la generazione a cui appartiene il professor Cassese, io me lo domando molto perché sono intorno ai 55-57 anni, noi ci eravamo abituati ad avere persone che avevano fatto la carriera universitaria, erano professori, avevano fatto magari i direttori degli uffici legislativi in alcuni ministeri, capi di gabinetto, avevano poi alcuni andati in Parlamento, altri andati al governo, quindi parliamo di una classe dirigente di governo e anche politica di altissima qualità. Se oggi guardo i miei coetanei o se guardo i ragazzi, i quarantenni, non sono per niente generalisti, sono molto specialisti, molto spesso vengono da, molto spesso, non sempre, ma vengono da carriere in società di consulenza
o in banche d'affari, dove ovviamente le opportunità economiche sono migliori, poi a un certo punto c'è la crisi, vogliono e arrivano. E sono, secondo me, gli manca questa pienezza di esperienze che in qualche modo è stata fondamentale per il nostro paese in questi anni. Quindi io quello lo vedo un problema importante. Quanto poco tempo, posso anche finire qui. Ancora un po' di tempo. Tempo lo decide Greco, eh? Per lui il dittatore. Penso che il tema della casta sia stato una pessima cosa. Penso che in qualche modo dobbiamo riuscire a... siamo caduti in una situazione che da ormai nel nostro paese era avvenuta. E veramente ci si domanda che cosa possiamo fare. La speranza è che nascano azioni dal basso, la speranza è che si facciano, si ripensi la struttura burocratica, i concorsi pubblici, le imprese pubbliche ancora in mano allo Stato. Cose da fare ce ne sono molte, ma mi sembra che chi oggi è il governo, chi oggi è politicamente forte, manca delle competenze necessarie, manca di una visione di medio e lungo termine e quindi non rappresenta una potenzialità di risoluzione di questo culto sacro in cui ci siamo messi. Io finirei qui per ascoltare gli altri, perché mi sembra che... si potrebbero dire molte cose, ma darei la parola al mio stesso. Grazie. Poi comunque avremo una fase di discussione finale, quindi magari possiamo tornare su alcuni temi, tra cui questo dei dottorati e dei dottorandi che nei sistemi amministrativi, insomma burocratici all'estero forse vengono valorizzati molto di più. In Inghilterra esiste, oltre al Fast Stream, esiste il Graduate Program per chi ha espressamente fatto un dottorato e per essere inserito all'amministrazione. La Banca d'Italia forse è l'unica istituzione in Italia che ha avviato un programma simile per chi ha un dottorato in economia. Forse sarebbe il caso anche di provare sperimentazioni più ampie. L'età media oggi per diventare professore di Nale, professor Cassese, è 50 anni. E fino a 50 anni si fa la sinistra di ricerca, fatica. Fa il ricercatore a 1600 e poco lire euro al mese. Io ho due figli che si stanno domandando cosa fare. Allora dicono andiamo all'estero. Quindi qua bisogna fare qualcosa. Grazie. Grazie Edoardo Reviglio, cedo allora la parola a Ernesto Succa. Grazie, io buonasera, innanzitutto un ringraziamento sentito e non di maniera per l'invito a partecipare a questa tavola rotonda, il piacere, anch'io mi consente di dire, professore, immenso di sentirla ogni volta e come dire, ricambia dello sforzo che ho dovuto fare di preparazione a questa serata, perché ho da fare due confessioni. Anch'io sono un generalista economista, che ha fatto un pezzo di strada che descriveva prima, cioè ho poi lavorato nella pubblica amministrazione, un governo, ho fatto il capo di gabinetto, un ministro dello sviluppo economico e quindi ho, come dire, affiancato a quella preparazione di un PhD in economia industriale, teoria dei giochi e altri aspetti, e soprattutto l'arricchimento maggiore mi è arrivato dalla frequentazione dei giuristi. Che lei sa, nelle amministrazioni centrali, nei gabinetti, negli uffici legislativi sono molto spesso, diciamo, giuristi di altissimo profilo. L'altra confessione l'ho già fatta, sono stato anch'io studente di PhD, ho attraversato quella fase di depressione nel Regno Unito, peraltro, però poi mi sono ripreso, quindi tutto sommato guardo i ragazzi, cioè si può fare anche, diciamo, uscendo da quella
terribile e lunga esperienza che è un dottorato. La cucina può aiutare, perché lo sforzo di un, la mia vita è stata salvata dalla cucina, perché in realtà uno fa un dottorato, poi in Inghilterra dura 4-5 anni e questo prodotto finito non lo si vede mai. Sì, hai scritto un paper e l'hai presentato, ma non è ancora la tesi. Passare 2 ore del pomeriggio di tarda serata applicandosi a un piatto e vederlo, come dire, realizzato, quindi qualcosa che uno fa e mangia, secondo me, nel mio caso posso assicurare, ha contribuito, oltre a fornirmi uno skill importante anche nella vita familiare successiva. Detto questo, io mi vorrei concentrare, appunto, essendomi dichiarato economista, su due aspetti. Diciamo, un primo aspetto si ricollega direttamente a quello che lei, con molta maggiore, infinitamente maggiore competenza, ci ha detto, cioè la formazione e la selezione di classi dirigenti competenti non è un add-on, un nice to have, diciamo, è un elemento essenziale del meccanismo democratico. Cioè, un concetto di democrazia che non sia mera descrizione di un meccanismo, ma che abbia con sé anche, diciamo, un portato prescrittivo normativo, vuole che il meccanismo selettivo, quindi di competizione, la Schumpeter, riagganci anche alla selezione del merito e della competenza. Ora non voglio in alcun modo, come dire, discutere della quotidianità, però è evidente che da un po' di anni, diciamo così, e mentre è sopravvissuto il meccanismo formale evidentemente di selezione competitiva della democrazia, la capacità di questo meccanismo di selezionare le competenze, diciamo, che è venuta un po' meno, e quindi probabilmente abbiamo una fortissima divaricazione, con, credo, anche accelerata da un altro degli elementi che sono stati citati, che anche appunto in un articolo recente del professor Meris veniva citato, cioè il venir meno di quella serie di corpi intermedi, quindi partiti, sindacati, altre associazioni che erano contemporaneamente da un lato trade union tra elite e popolo, e quindi, come dire, si facevano tradizionalmente vettori, no, delle richieste, delle aspirazioni verso l'elite che governavano, dall'altro erano esse stesse formatori di elite e formatrici di elite nel senso che lei diceva prima, professore, cioè non soltanto scuola ed educazione. Io conosco molti, ho molti amici laureati ai quali non affiderei la gestione del mio condominio. Lasciamo perdere la cosa pubblica, diciamo, è evidente che non basta una competenza anche solida, un PhD in chimica o in fisica, per fare di questa persona, diciamo, di per sé stesso un buon amministratore, uno a cui affideremo la cosa pubblica. L'assenza totale di formazione è, secondo me, condizione che rende particolarmente difficile, poiché una formazione formale è particolarmente difficile, che in un'età complessa come quella che noi viviamo una formazione molto basica di tipo formale possa poi non risultare un ostacolo insormontabile anche formazioni di tipo diverse che si possono acquisire nel corso della vita. Ma il problema però è che perché poi i talenti, lasciamo stare come li formiamo, adesso io non vorrei toccare questo argomento, però immagino che noi oggi abbiamo più laureati di quanti ne avessimo negli anni 50 e 60. Quindi, con una semplificazione un po' eroica, però io penso che oggi lo stock di capitale umano che la società italiana, di cui la società italiana dispone, è largamente superiore a quello che aveva negli anni 50. Poi potremmo misurare la qualità, ma lasciamo stare. E il problema però è che, e qui la teoria economica dà delle risposte, siamo di fronte, secondo me, ad un pervasivo effetto di selezione avversa, cioè nel momento in cui il partito è scomparso, ovvero nasce come organizzazione intorno al leader che ha un rapporto diretto col suo elettorato e quindi seleziona attorno a sé quelli che sono i suoi fedeli, che sono diventati, quindi diventano una nomenclatura senza mai essere passati, diciamo, dalle forche caudine della selezione di classe dirigente. E allora io mi chiedo, e guardo ai giovani brillanti che sono qui stasera attorno a noi, se quello dell'accesso alle cariche pubbliche non sia, e quindi anche alla pubblica amministrazione eccetera, non sia in realtà, come dire, l'ultimo
probabilmente dei go, degli obiettivi che loro si danno, perché diciamo un meccanismo di selezione nella misura in cui è efficace, perché seleziona il merito, attira i capaci, i bravi. Quindi la selezione in Banca d'Italia funziona, o direi forse anche per la magistratura, onestamente, diciamo, funziona perché si sa che il meccanismo è trasparente e si sa che il merito può essere fatto valere attraverso quel meccanismo, pur con le distorsioni del one bet, no? Dell'occasione unica a cui faceva riferimento prima il professore. Quindi secondo me abbiamo un primo problema di selezione avversa. Oggi la pubblica amministrazione, e io sono un civil servant, sono un professore universitario, al momento in aspettativa, lavoro in una società pubblica in Italia al momento e ho fatto pezzi di carriera anche nei ministeri. Oggi è molto difficile attrarre i talenti. La scuola superiore della pubblica amministrazione, che pure aveva in una certa fase immaginato forse di replicare quei meccanismi un po' francesi, diciamo di cooptazione, selezione, quindi corso concorso, no? Quei meccanismi strani, in realtà fa fatica ad affermarsi. E se penso a quello che sta per succedere, cioè il turnover di circa 400-500 mila nuove assunzioni nella pubblica amministrazione, io penso che siamo di fronte ad un'emergenza, cioè se non curiamo con grande attenzione questo meccanismo di selezione, consegniamo per i prossimi 30 anni la vita media lavorativa, diciamo, di un dipendente pubblico è assai lunga, quindi rischiamo di ingessare con competenze non adatte la nostra pubblica amministrazione. Le ultime due considerazioni invece le vorrei fare richiamandomi a un aspetto invece più strettamente economico. Quindi selezione e merito sono un pezzo importante del meccanismo democratico, ma la mancanza di un efficace meccanismo di selezione del merito, della qualità, costa molto. Allora, tutti noi pensiamo che sia abbastanza logico immaginare che la cattiva politica determina tassi di crescita più bassi. L'intuizione è abbastanza semplice. Esistono però dei lavori scientifici in economia, ma anche recenti, di autori italiani e non, che hanno provato a stimare qual è l'impatto della qualità delle elite, quindi della qualità delle elite politiche, sulle prospettive di crescita dell'economia di un paese. E mi piace citare due aspetti. Da un lato, quello che è stato anche detto prima, l'età, cioè la gerontocrazia costa. Vi sono un paper molto recente del 2017 di due autori italiani, Atella e Carbonari, mi piace citarli, sono anche romani peraltro, sul Journal of Applied Economics, che stimano sostanzialmente qual è l'impatto che la gerontocrazia, misurata come l'età media della pubblica amministrazione apicale e politica, ha sulla produttività totale dei fattori. L'idea di fondo è semplice. Una leadership politica più anziana, più prossima, è quello che diceva prima, più prossima a vedere terminata la propria attività, ha un'attitudine rispetto ai ritorni di un investimento, e ogni riforma può essere assimilata a un investimento, c'è cioè un costo iniziale di cambiamento da sopportare e un flusso, diciamo, di benefici che si genera nel futuro, avendo un tasso di sconto più alto, semplicemente perché rimarrà attivo per un numero inferiore di anni, tende a investire di meno. Le due ipotesi sono in educazione, quindi education, formazione, e riforme. E quello che si vede è che effettivamente, per uno studio che copre gli anni dall'83 al 2004, un 1% di gerontocrazia in più, quindi l'aumento di 1% di gerontocrazia in più, determina una riduzione della produttività totale dei fattori che va dallo 0,3 allo 0,4%. Questo in media su 7 paesi. Se consideriamo l'Italia, l'elasticità è molto maggiore. A fronte di una variazione di un punto di gerontocrazia, l'impatto sulla produttività totale dei fattori è di 4 punti percentuali. La Germania sta peggio di noi, perché vale 14 punti percentuali. Questo ha a che fare poi con la struttura industriale del paese. L'altro elemento, e chiudo davvero, è il livello di education dell'elite. Si stima che, in uno studio assai interessante, questo anche recente del 2012 di
tre autori anglosassoni, loro hanno studiato cosa è accaduto al PIL di un paese in corrispondenza, abbracciano un arco temporale molto lungo, dal 1875 al 2004, cosa accade al PIL del paese quando il leader, quindi il Presidente del Consiglio, a seconda poi dei diversi, o il capo del governo, insomma, in funzione delle diverse organizzazioni politiche, quando questo cessa il suo incarico per ragioni naturali, sostanzialmente la morte, quindi un effetto random, diciamo, non connesso a dinamiche dell'economia di altro genere. E loro riescono a isolare circa 120 casi in cui quindi c'è di cui loro conoscono la causa della morte, quindi la cessazione della carica, la morte, e il livello di educazione, di education di colui che ha cessato la carica e di chi l'ha seguito. Ora, cercando di sintetizzare molto, la transizione da un leader con un education, college education, ad un leader senza college education determina un effetto medio sui 5 anni successivi, quindi un periodo di transizione, 5 anni successivi alla successione, di 1,7 punti di PIL all'anno, in diminuzione. Quindi da college a non college è tanto. Se invece il livello di educazione è definito graduate, quindi il livello più elevato, questo effetto è ancora maggiore, vale 2,7 punti in media sui 5 anni successivi. Quindi, sinteticamente, non è soltanto un problema di funzionamento corretto della democrazia, che basterebbe di per sé, diciamo, a giustificare la preoccupazione sulla formazione, la selezione e l'accesso ai luoghi, diciamo, delle decisioni da parte, appunto, basato sul merito. Anche dal punto di vista economico esiste ampia letteratura che proprio misura l'impatto negativo che una classe dirigente vecchia, quella italiana, per le ragioni che si diceva prima, anche legate al blocco del turnover particolarmente elevata, o una educazione, un basso livello di education, e io non faccio nessun riferimento, diciamo, a fatti, circostanze correnti, però è misurato, è statisticamente significativo, e direi quindi fonte di preoccupazione. Grazie. Ringraziamo ancora la dottoressa Todini, che purtroppo ci deve lasciare, ma grazie per il suo intervento, per aver partecipato. Io adesso chiederei ai nostri relatori se vogliono aggiungere qualcosa ai loro interventi, oppure, caso contrario, so che ci sono ragazzi che già sono pronti con delle domande che vorrebbero porvi per aggiungere altri elementi al dibattito. Quindi, buonasera, intanto ringrazio i relatori per il dibattito e il professor Cassese per la lezione. Io vorrei tornare un attimo sul tema della formazione universitaria e come questa e che ruolo questa debba ricoprire all'interno della formazione della classe dirigente. In particolare vorrei chiedere per dove passa il percorso, la via italiana in qualche modo all'ENA, se l'ENA è ancora un modello che ha senso inseguire, che ha senso appunto a prendere a riferimento da un lato, e dall'altro, appunto, ora che è stata citata la Scuola Nazionale di Amministrazione, come riformularla, come reinserirla nel contesto universitario in primis e come farle riassumere quel ruolo di raccordo fra formazione universitaria e pubblica amministrazione. Grazie. Accumuliamo. Niente, volevo aggiungere due spunti su dei punti interessanti che sono stati tirati fuori nella discussione. Il primo è dove porsi sul continuum formazione generalista versus formazione specialistica, e il mio spunto è: la generazione post-crisi, quanto si può ancora permettere una formazione generalista?
quindi fondata su humanities piuttosto che filosofia, perché tante volte è una strada che magari si vorrebbe anche prendere e invece per scelte obbligate anche da considerazioni di carattere economico si devono prendere anche vie, perché bisogna poi pensare a degli sbocchi che siano alternativi al pubblico, dato che non è così scontato riuscire a cominciare quel tipo di carriera. Si collega anche alla questione della selezione avversa di cui parlavamo prima. In un contesto in cui la classe dirigente si seleziona spesse volte anche sulla base della militanza. La militanza all'interno di un partito è qualcosa che richiede tempo e presenza, e se una persona giovane, penso dai 20 ai 30, deve dedicare tot tempo alle proprie giornate a dare tempo e presenza a una militanza politica, per forza di cose lo toglie a costruzione di carriera o di istruzione post-universitaria. E anche lì è una cosa: quanto ce la si può permettere e chi se la può permettere? E mi sembra un elemento importante da tenere in considerazione in un discorso di deelitizzazione delle classi dirigenti. No, io farei l'ultima domanda, se posso. Come think tank stiamo sviluppando un filone abbastanza importante sulla fuga dei cervelli, ed è la domanda che vi vorrei fare. La fuga dei cervelli è un tema di moda come eco-sovranista, quindi di una volontà autarchica di trattenere i migliori in Italia, è un portato invece naturale di una cosa, di un fenomeno che c'è sempre stato nella classe dirigente di trovare sbocco anche all'estero con dei momenti formativi importanti. Come generazione, anche come scuole pisane di provenienza, come nucleo originario di questo think tank, notiamo che c'è una tendenza abbastanza preoccupante in atto, cioè vediamo un ciclo che non si ricongiunge brevemente alla madrepatria, ma che invece ha una profilazione molto più a lungo raggio, per non dire a tempo indeterminato, all'estero. Quindi volevo chiedere qual è la vostra impressione su questo tema, su questo fenomeno, e quali potrebbero essere delle possibili soluzioni. E come facciamo? Lui è il comandante. Io sono. Se ci sono commenti, forse alla fine chiudo io. Sentiamo se ci sono dei commenti loro. Sulla questione generalista specialista hai perfettamente ragione, effettivamente il problema c'è, perché oggi se tu ti laurei in filologia classica, pensando poi eventualmente di fare il governatore della Banca d'Italia e il primo ministro e il presidente della Repubblica, in bocca al lupo, ecco, ed è un grande peccato questo. Io mi ricordo che già solo all'età, io nello metà degli anni Ottanta, molte, per esempio banche d'affari, assumevano dalle migliori università studenti che venivano da filosofia o da matematica, non tutti ma alcuni, perché avevano capito che questa questione era importante. Oggi questo non succede, quindi o uno ha il ligio, la possibilità economica, la famiglia e quello che è, di poter fare molti anni. È anche vero però che non trovando lavoro così facilmente, spesso io ho sempre l'esempio di miei figli, ne ho uno che ha fatto la sua triennale, ha fatto un master in storia economica, ha fatto un altro master di 2 anni, poi ha fatto il dottorato di ricerca, e da generalista piano piano è diventato, proprio perché non c'erano lavori subito dopo. Uno può essere costretto, cioè oggi voi ragazzi secondo me studiate molto di più, o fate molti più spesso, perché non trovando lavoro vai a fare un'altra specializzazione. E quindi magari un domani sarete bravissimi e saprete governare la complessità e avrete competenze migliori delle nostre, non so come dire, o comunque di alta qualità. Il tempo della politica è verissimo. Io ho una cara amica che fa scienza della pace a Pisa, ma si occupa anche di politica perché è molto appassionata. Ci ha messo 2 anni in più a laurearsi perché è continuamente coinvolta in questo. Viviamo il tempo della fretta,
stiamo costantemente correndo, come diceva Adorno, siamo una vita offesa dalla fretta, per cui non c'è più il tempo di fare tutte queste cose insieme. E sulla fuga di cervelli più o meno abbiamo detto. No, io aggiungerei solo una piccola considerazione. Allora, in questo apparente scontro tra necessità di specializzazione o di formazione più generalista, io penso che sia non per tutti, adeguata una scelta di un avvio di studio generalista per poi planare progressivamente in ambiti di specializzazione, nel senso che richiede più lavoro e un'intelligenza assai vivace, che vedo nei vostri occhi però, perché evidentemente l'esempio di chi ha studiato filosofia, poi passa a fare matematica e quindi diviene economista, è vero che ha un contesto che lo ha consentito, d'altra parte però è evidentemente un tipo di prospettiva che si può augurare a qualcuno che ha una capacità spiccata, intellettiva, perché la fatica è molto maggiore. Credo però che l'intelligenza artificiale possa aiutare a vendicare le lauree cosiddette oggi che riterremmo deboli, no? Cioè, io non studierei mai finanza oggi, ad esempio, perché una gran parte dell'attività finanziaria, in quanto anche di analisi sofisticata, sarà fatta in maniera infinitamente più accurata e più rapida, ma non tra 20 anni, tra i prossimi 6 mesi, da un sistema di intelligenza artificiale. La capacità di interagire con la realtà, con gli uomini, con le organizzazioni, che è una capacità che magari si inizia ad affinare avendo studiato i classici greci e latini o la filosofia, quella, almeno è un'illusione che vogliamo continuare a darci, sarà assai più difficilmente sostituibile attraverso una macchina. Quindi può darsi che oggi un certo recupero di quegli skill e di quelle conoscenze che apparentemente appaiono deboli perché non si ritrova immediatamente, cioè il mondo dell'economia non le ripaga, potrebbero essere vendicate da questa evoluzione tecnologica. La fretta ovviamente determina ancora una volta, io credo che questo sia davvero un nostro male contemporaneo, cioè l'idea che i ragazzi debbano laurearsi in 3 anni e meno un giorno, perché altrimenti il segnale che dai a tuo datore di lavoro che ci hai messo 6 mesi in più è negativo, e questo meccanismo iperselettivo anche di accesso all'università e quindi si fa un'enorme fatica per entrare in università alla triennale, bisogna fare un'enorme fatica per iscriversi ad essere accettati per una specialistica, meno fatica per il dottorato perché sono pochi i candidati, le vocazioni sono in netto calo, parlo almeno per la parte di economia onestamente, almeno la parte teorica, poi forse finanza, altri di più. Questo tipo di meccanismo fa sì che quelle attività che non sono immediatamente curricolari, che non sono strettamente legate al percorso di carriera, tendono ad essere abbandonate. E forse questo era un lusso che le nostre vecchie lauree quadriennali noi potevamo concederci, tutto sommato. Quanto al tema della fuga dei cervelli, è indubbio che l'Italia qui ha due difficoltà. Una, quella ci siamo soffermati abbastanza, quindi vi ritorno, cioè il meccanismo selettivo delle amministrazioni pubbliche, le cariche pubbliche, e poi ha purtroppo una struttura industriale nella quale il dottorato, un livello di formazione terziario avanzato, fa fatica a trovare spazio. Quindi oggi noi probabilmente produciamo una quantità di persone che sono alla fine over-educated rispetto al fabbisogno che le imprese esprimono, e qui bisognerebbe essere invitati a un'altra serata per discutere della soluzione. Provo a rispondere alle domande, ma collegando alle
agli altri interventi, ai tre interventi che sono... Il meccanismo dell'ENA ha funzionato molto bene e io credo che continui a funzionare molto bene. C'ha un difetto, che è quello di preoccuparsi poco della preparazione all'accesso. Un meccanismo che, al quale hanno pensato molto invece gli inglesi e nel quale noi siamo molto carenti. Pensate soltanto a quante scuole private ci sono per la formazione, per i concorsi, per la magistratura, per il Parlamento, che è una cosa gravissima, perché il potere pubblico bandisce dei posti, chiede alla società di fornire i migliori e potrebbe esso stesso organizzare la formazione di queste persone in funzione di quel concorso. E invece ci sono delle organizzazioni private gestite anche da persone molto da bene, c'è il famoso Capozzi a Napoli, che viene sempre citato come una grande scuola, no? Chi passava attraverso Capozzi vinceva il concorso in magistratura, va bene. Questo è uno dei compiti a cui rinuncia l'amministrazione pubblica, lo Stato, ma anche i privati. Cioè, non si capisce perché non si organizza il modo di formazione di coloro che poi verranno selezionati e quindi li si aiuta a prepararsi. Che vi posso dire? Ma anche cose banali. L'elenco dei libri da leggere per prepararsi, insomma, no? Senza fare l'ascio raddoppia, che come è noto aveva solamente un testo. Ecco, in Italia perché non si è introdotto qualcosa di simile? Ma perché non abbiamo mai accettato l'idea che ci sia un fast stream. Fast stream vuol dire che voi avete l'80% della burocrazia che va avanti, o di una struttura qualunque, pubblica o privata, all'ancienneté, dicono i francesi, secondo i criteri dell'anzianità e del merito, e poi c'è un corso particolare, un accesso particolare che porta direttamente al vertice. Questo è il problema poi del generalista, perché il generalista non deve fare tutta la sua carriera, arriva direttamente al Conseil d'État. Ma sapete che cosa succede poi al Conseil d'État? Quando arriva uno che passa tra l'ENA, attraverso l'ENA arriva al Conseil d'État, gli viene messo accanto un consigliere, guardate bene, ci si arriva anche senza aver fatto nessuno studio di diritto, va bene? A fare il giudice al Conseil d'État senza aver fatto nessuno studio di diritto prima, però per 6 anni c'è un angelo custode che lo prende per mano e gli insegna tutto il diritto. Tant'è vero che un giovane Conseil d'État una volta mi disse: noi non conosciamo il diritto privato perché ci insegnano solamente, è una formazione on the job e noi ci manca, è venuto in Italia a vedere come funzionava il Consiglio di Stato, rimase stupito dall'enorme maggiore conoscenza che avevano i nostri consiglieri di Stato rispetto a quelli francesi. Va bene, questa è una risposta a un primo ordine di problemi. Noi dovremmo anche pensare alla selezione, alla preparazione per la selezione, per essere selezionati. E la nostra burocrazia e i nostri apparati pubblici e privati non hanno mai accettato che ci può essere qualcuno che passa, come dire, rapidamente, che c'è una strada preferenziale, che però sia preferenziale solamente sulla base del merito. La questione dei generalisti è collegata a questo, perché è chiaro che funzionano i generalisti perché si ha accesso al vertice, no? E quindi non c'è bisogno di saper governare l'intera macchina, non c'è bisogno di conoscere questo, quell'altro, quell'altro, c'è bisogno di conoscere il sistema, saper governare il sistema, sia pubblico sia privato. È chiaro, e qui passo alla questione della militanza e al problema che poneva adesso Somma, i partiti sono stati alle grandi scuole, diciamo la verità. Però erano grandi scuole quando c'erano gli allievi, e gli allievi voleva dire gli iscritti,
Ma se il numero degli iscritti dei partiti dal 1950 a oggi, con la popolazione che è aumentata di 13 milioni, è diminuita da 8 a 1, questa è la diminuzione del numero degli iscritti. Questo che vuol dire? Che nei partiti non si accede dal basso, si accede dall'alto. I partiti sono semplicemente, ripeto un'espressione che è stata usata, il piedistallo di un leader. E quindi il leader si forma, si crea lui il piedistallo, insomma. E questa è una delle gravi carenze della formazione della classe dirigente. Leggete i diari di Nenni. Nenni già nel dopoguerra lamenta il fatto che non ci sia più il meccanismo tradizionale di selezione del Partito Socialista, che era una bella esperienza in amministrazioni locali, 10 anni di amministrazione locale e poi passaggio alla carriera, alla politica nazionale. Che vuol dire questo? Vuol dire che uno sa che cos'è l'amministrazione, sa che cos'è la macchina, è entrato nella macchina, ha visto i vari pezzi del motore e poi si mette alla guida della macchina. Se voi passate alla guida della macchina e non sapete come è fatto il motore dell'automobile, è tutta un'altra cosa. È il politico, puro politico, e quindi non è un politico che sa come è fatta la macchina. La fuga dei cervelli, io vi devo confessare che sono contrario a tutte le norme sulla fuga dei cervelli. La fuga dei cervelli è una politica che parte da un presupposto nazionalistico, che è da rifiutare, a mio modo di vedere. Vadano dovunque i cervelli, l'unica cosa che bisognerebbe fare è attirare gli cervelli degli altri paesi. Non è quello di far ritornare in Italia gli italiani, è quello di far venire in Italia gli americani e gli inglesi. Ecco, e poiché alcuni americani ed inglesi vengono, vedi per esempio a imparare come si fa il restauro di un'opera d'arte, vuol dire che noi siamo stati carenti in questo e non nel richiamare delle persone che vengono in Italia perché amano la pasta asciutta fatta dalla mamma, va bene? Che imparino a mangiare un'altra cosa che non sia la pasta asciutta fuori d'Italia e restino fuori d'Italia, perché tutte le politiche di impianto di rientro dei cervelli partono da un assunto che esistono le nazioni, ma le nazioni sono un'entità che sta scomparendo e dobbiamo prenderne atto, e se ne dobbiamo prendere atto è inutile continuare con queste politiche. Secondo me il rientro dei cervelli è alla stessa pari delle politiche dei sovranisti e di Salvini che vuol chiudere le frontiere, va bene, è la stessa cosa vista da un altro punto di vista. Quindi restino lì e cerchiamo però di attirare gli altri. Grazie professore, grazie nuovo Ernesto, grazie. Somma, Edoardo Reviglio, abbiamo raggiunto l'orario di chiusura, quindi vi chiederei di unirvi di nuovo a me nel ringraziare i nostri relatori, e la registrazione di questo evento sarà poi disponibile online a breve. Grazie a tutti. Grazie.